iniziamo con Adama Diakaté, che ha segnato un gol, ha disputato una bella partita, ha avuto in tutto 3 occasioni per l'Audax Ravagnese. Abbiamo contento perché abbiamo aperto 7-1 e speriamo un'altra partita devo giocare con Brescia Mediterranee. Così abbiamo fatto meglio perché senza portiere giochiamo con 9 contro 10. Così speriamo l'altra partita così vinciamo. La Polisportiva Melitese ha sbancato il San Filippo Pellaro Sopralume, agro del comune di Reggio Calabria, 7-1, e si rilancia in classifica il dottor Giuseppe Macheda, allenatore della Polisportiva Melitese. Buonasera a tutti. Sì, sapevamo, avevo detto ai ragazzi che era una partita fondamentale questa, perché faceva da spartiacque quelle che potevano essere ancora le nostre ambizioni di raggiungere posizioni elevate in classifica. Fondamentalmente diciamo che sono contento dei ragazzi perché hanno approcciato bene la partita, anche se si è visto poco a livello di come qualità di gioco, perché il campo non è che offrisse ampie possibilità di fare belle manovre, però siamo stati incisivi, cose che ci sono mancate in altre partite, e oggi siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo creato. Con delle belle individualità, tipo Said, autore di una doppietta. No, tripletta se non... Tripletta. No, due. Doppietta, sì, ricordo. Marrari mi sembra... Forse tripletta l'ha fatta Surfaro. Sì. Vabbè, ma al di là del fatto c'è Said ha delle qualità che non possono fare la differenza in queste categorie e in categorie superiori, solo che alcune volte gli manca un po' la voglia per impegnarsi di più sia in allenamento che in partita. Vittorino anche è rientrato da poco, ha subito una squalifica lunga ed è un giocatore importante per noi perché ci permette di cambiare i moduli all'interno di una partita, ma tutti i ragazzi hanno offerto una prestazione dignitosa e sopra le righe. Partita super di Borruto. Sì, anche se con Nicolò non riesco mai a essere del tutto contento perché non mi dà mai quello che potrebbe dare, perché io lo vedo durante la settimana, da tanto che lo conosco, quindi so che ha capacità che difficilmente riesce a esprimere quando giochiamo, però riuscirà a metterle in pratica. Bella prova anche di Meduri, un fan prodigio di cui si parla bene negli ambienti che contano. Sì, Ciccio, come dicevo in un'altra intervista, sta crescendo molto, giorno per giorno, allenamento per allenamento e partita per partita. E permette di ricopre più ruoli e a dire la verità li ricopre con ottime prestazioni sia da centrale che da esterno. Oggi ha trovato pure il gol, sta crescendo molto, ma come tanti altri ragazzi, stanno crescendo tutti, bene o male. Buonasera, sì, come ha detto il mister sapevamo che era una partita molto complicata anche perché il terreno non potevamo giocare come giocavamo di solito anche perché non eravamo abituati e grazie ai compagni abbiamo vinto. Valerio Lobanowski, alias Demetrio Romeo, è contento oggi perché i ragazzi hanno disputato una grossa partita, ma soprattutto sono rimasti fedeli alle consegne in partite. Sì, dobbiamo dire di sì. Però diciamo, sapevamo che era una partita un po' difficile, il campo non è adatto alle nostre possibilità, ai nostri giocatori tecnici, diciamo. Però i ragazzi ce l'hanno messa tutta e l'abbiamo portata in porto. La Melitese c'è e può giocarsi i play-off? La Melitese c'è, ci giocheremo i play-off sicuramente. Non sappiamo dove arriviamo, però ce li giochiamo sicuro.